Raga, oggi sono venuto in palestra presto perché ho bisogno di allenarmi. Sono successo un po' di robe tipo che stiamo perdendo. Non mi sono allenato per 2 o 3 giorni a casa per le feste, ho mangiato male, quindi raga, mi devo allenare. Ho il cervello e il corpo ha bisogno. Sarà un video bello lungo, man, quindi stai sul pezzo, iscriviti al canale e si parte, let's go! Facendo i video ho imparato a capire cosa volete sapere voi. Voi volete sapere di statistiche, soldi e donne. Oggi vi racconterò alcune di queste cose, donne scordatevelo. Le mie statistiche individuali sono una roba di cui non parlo mai per 2 motivi. Uno, perché servono per firmare i contratti fondamentalmente e io non devo firmare nessun contratto. E 2, sono una pippa che si fa per guardarsi allo specchio e dire sono bravo, ma lo scopo del giochino è vincere partite fondamentalmente. Quindi non ne parlo mai perché non mi piace. Comunque, volete le statistiche? Vi do le statistiche. Quest'anno sto tirando da 3 punti con la percentuale più alta della carriera. E voi direte, sì, perché stai allenando di più il tiro, stai tirando di più. No, è l'anno in cui sto tirando di meno a livello di quantità di tiri in allenamento di tutta la carriera, credo. Però il 42% da 3 non l'avevo mai avuto in vita mia. Siete contenti ora? Avete la statistica. Oltretutto, per quelle che sono le mie caratteristiche di gioco, difficilmente tiro piazzato, ma tiro sempre in palleggereste tiro, cose del genere. Quindi per le mie percentuali sono contento. Adesso sto giocando tipo 30 minuti di media, che comunque, a parte l'ultima partita che ho giocato poco, non è male, sono contento. Per essere un vecchio maledetto. Allora, una cosa che mi fa un po' innervosire è che sto tirando i tiri liberi con meno dell'80%. 78%. Questo mi fa un po' innervosire. C'è un problema, è che non può avere sotto l'80% i liberi. A meno che tu non sia me, quindi. Voi direte, Tommino, ma quanti punti a partita stai segnando? Perché io lo so che voi volete sapere questo. Va bene, io vi dirò questo mentre mi preparo a giocare un pick and roll laterale. Sto segnando 12,1 punti di media. Adesso vi dà tipo una voce di esultanza di pubblico. 12,1 di media. Adesso vi do altre 2 o 3 statistiche. Prima però. Spacco il ferro. No, è entrata. Let's go. Me lo dici che non c'è montaggio, li sto segnando tutti. Io non sono mai stato un rimbalzista. Però quest'anno le mie statistiche a rimbalzo sono drammatiche. Tipo 1,7 rimbalzi di media. Cioè 1,7 li prendi se ti cadono in mano. Statistica vergognosa. E poi c'è un'altra statistica che mi fa innervosire, che è quella degli assist. Perché non mi succedeva da un bel po' di avere sotto i 4 di media. E siccome mi ritengo un buon passatore, c'è una statistica che mi dispiace, è quella degli assist. Ci sono troppo pochi, visto che è comunque un fondamentale in cui fai segnare un compagno ed è una bella cosa, mi piacerebbe che fossero più alti. Al palleggio, un'altra statistica che mi fa schifo è la mia percentuale nel tiro da 2, che non mi ricordo quant'è, però è bassa. Considerando che io da 2 faccio la maggior parte dei tiri al ferro, e infatti è una statistica che non mi piace, perché non faccio mai o quasi palleggiare se tiro da 2, tirando tanti tiri al ferro, il fatto che sia bassa mi disturba. Però credo che di una cosa mi si debba dare atto. Io non ho mai avuto una tecnica di tiro sopraffina, anzi da piccolo tiravo così. Crescendo ho iniziato a tirare così, invecchiando, ho migliorato la mia forma di tiro, la mia meccanica, che rimane una meccanica che non è un granché, però è migliorata. Dai, negli ultimi 3 anni di carriera spezzo meglio il polso, tengo la palla più vicina al corpo e spingo di più coi piedi, che sono 3 cose importanti. Prima spezzavo male, tenevo la palla lontana dal polso e avevo i piedi troppo piatti e vabbè, non è che cambia la vita, però canestro. Faccio gli ultimi 2 o 3 esercizi e concludiamo questi 100 realizzati, perché voi non l'avete visti, ma sono stati 100, uscite a blocchi. Questo è un tiro che non faccio mai, però penso di avercelo, soprattutto da questo lato dove posso fare destro-sinistro.
mentre di là sinistro destro, adesso lo facciamo ni. Perché fosse sempre così facile, perché da lunedì al venerdì è facile, poi c'è la domenica, diventa più difficile fare sti canestri. È entrata, ma di qua mi rendo conto che faccio più fatica. Siamo a 99 segnati, potrei fare la pazzia e andare via a 99. O fare l'ultimo. Bing, 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 bing. E sopra, anche perché adesso è quasi il momento di andarmi ad allenare per davvero con la squadra. Adesso voglio provare una sfida con Mando. Ilma! Ilma! Apri, bevi. Ok, tira sul pod e ribevi. Di che cos'è? Ribevi, assaggio. Pesca. No, cazzo! Ha funzionato, cazzo! Raga, se bazzicate su YouTube sapete già di che parlo. Airup è una borraccia che si usa con questi pod. Grazie. Che ti consente di bere acqua al gusto di pesca, melone, limone, cola, frutti di bosco, una marea di gusti. Funziona così, la apri e ci versi dentro un prodotto incredibile che è l'acqua. Apro il pod, in questo caso io ho scelto quello alla pesca perché incredibile, mi piace la pesca. Prendo, apro e lo inserisco qui bene bene. A questo punto bevo e quello che bevo è acqua normale. Ma se faccio questa mossa incredibile, ovvero tiro su il pod, accade la magia, che non è magia, ma ora ve lo spiego. Tiro su il pod, clic, bevo e in questo momento sto bevendo acqua alla pesca. Mi viene da ridere, ma sto bevendo acqua alla pesca. Pazzesco. E voi direte, ma come funziona? Ve lo spiego come funziona, perché io non sono un giocatore di basket, ma sono uno scienziato. Forse. Il modo in cui si dà sapore all'acqua è tramite l'olfatto retronasale, che io ovviamente conosco da sempre. Praticamente, quando il pod è giù, non passa l'aria, tu bevi acqua semplicemente. Quando invece io tiro sul pod, bevo acqua, ma passa anche l'aria e... bevo acqua alla pesca. Praticamente è una fregatura per il nostro cervello. Purtroppo non so spiegare per meglio di così, ma... è assurdo. Sa di pesca, ma qua dentro c'è acqua. La sensazione è quella di bere acqua alla pesca. È così. La cosa bella è che il mio cervello percepisce il sapore del pod, ma io sto bevendo 100% acqua. E questo fa sì che durante la mia giornata io beva molta più acqua. Io non ho questo tipo di problemi perché conduco uno stile di vita sano, bevo tanta acqua, però sicuramente questo mi aiuta a berne di più, perché alla fine, quando non ho sete, bermi una cosa che sa di pesca è meglio che bere acqua. Ovviamente, man, trovi il link in descrizione. Let's go. È arrivato il momento di andarci ad allenare per davvero. Cioè, non che adesso abbia fatto finta, anzi, però allenarci di squadra. E siamo back dopo le feste. Eccoci qua. Il vecchio corridoio e il vecchio spogliatoio. Scarso vecchio zoppo, però dato via due o tre pallette sta allenamento. Scarso zoppo vecchio, mezzo, fradicio. Però due o tre pallette, oh! E via, in fuga, così. Muoviti, muoviti! Let's go, direzione comoda, comoda post allenamento cesenatico. Adesso vi spiego cosa andiamo a fare. Poi da cesenatico, partenza adesso, arriveremo verso le 9, 9 e mezza, ritorniamo domani a pranzo. Perché c'è un torneo bello grande proprio lì, Eurocamp, dove quest'estate facciamo il Tommy Marino Camp. 28 luglio, 3 agosto, Cesenatico, iscrivetevi al Tommy Marino Camp se ancora non l'avete fatto. E vado lì perché tanti di questi ragazzi probabilmente mi seguono, guardano i video, sanno chi sono, quindi mi prendo un momento, anzi mi faccio un bello sbatti, perché andare lì stasera e tornare domani è un bello sbatti, per chiacchierare con loro, prendermi un momento sia stasera che domattina per passare del tempo con questi ragazzi, fare una chiacchiera. Ovviamente il rapporto ottimo che ho con Eurocamp fa sì che lo faccia anche più volentieri. Loro mi hanno chiesto se mi faceva piacere, io ho risposto certo che mi fa piacere, e quindi andiamo a Cesenatico. È uno sbatti? È uno sbatti, è un bello sbattimento, ma lo faccio volentieri, quindi direzione Eurocamp.
siamo arrivati e comunque bisogna dirlo che siamo degli eroi. 3 ore e un quarto, adesso dopo allenamento, rientrando domattina, ci daranno un giorno un premio in denaro. Grazie. Perfetti, prego. Ciao ragazzi, come mi annoio di tutto nella vita, di tutte le cose mi annoio, mi stufo di tutto, tranne in verità della pallacanestro. Sono circondato dalla pallacanestro tutto il giorno, sempre, che sia per i pantaloncini, per allenamento, per i video di YouTube, per Sky adesso, eccetera, però non mi annoio mai. Anche perché è tutta diversa, cioè sono tutte sfaccettature diverse, l'allenamento è diverso dai video, che è diverso dalle telecronache dell'NBA, che è diverso da Slam Dunk, che è diverso dagli allenamenti in M4 Training in palestra, quindi è tutto diverso, quindi è figo. La verità è che non Danny Zaff ne è testimone, veramente questo anno, il 2023, che è finito, è stato un anno così bello, così, dal punto di vista personale, mi sono realizzato in un sacco di cose, è stato bellissimo, però veramente non ci siamo presi una pausa neanche di un'ora, cioè siamo andati avanti come treni, mattina presto, sera tardi, perché alla fine anche la cosa dei video di YouTube, no? Che è un giochino in sé per sé, che è nato come un giochino, però poi quando ti accorgi che c'è un riscontro così grande, cosa fai? Non fai uscire il video? No, dici, cavolo, faccio uscire il video. Allora Dani Zappa alle 7 del mattino a sistemare il video, quindi non mi annoio, però è faticoso. Sì, Michael Jordan. Quando ero piccolino non si vedeva niente di NBA, una partita a settimana, poca roba si vedeva, e quindi vedevi pochi giocatori, perché sono così vecchio che quando ero piccolo non c'era internet, si vedeva poca roba di NBA, quindi io vedevo Michael Jordan, e quindi per me era lui. La mia più grande soddisfazione col basket è stata questa, poter andare in giro, tipo adesso, no? O in giro per i campi, per i palazzetti, e essere riconosciuto e apprezzato dalle persone di 3 generazioni, quindi da quelli di 12 anni, quelli di 20 anni e quelli di 40, per me è la soddisfazione più grande della mia carriera. Perché adesso io, con la storia di YouTube, con tutte le cose che ho fatto, anche se non sono un giocatore d'Eurolega, con tutte le cose che ho fatto nella pallacanestro, questo mi consente di essere apprezzato da tante persone. Poi qualcuno sta sui coglioni ovviamente, ma questo è normale, si può piacere a tutti. Però essere apprezzato dalle persone di diverse età, in giro per l'Italia, per i palazzetti, eccetera, è la più grande soddisfazione che ho mai avuto col basket. Fai uomo! Fai uomo! Sulla cover! Grande, man! Qualcuno vuole la tua fuori da Rizzacco, che è la vera leggenda qui dentro. Il pollice, cazzo! Sei grande, ti adoro, io ti adoro, mi piace. Sono allenatore di un under 15. Ok. I miei ragazzini hanno visto l'ultimo video. Quale? Quello dove hai letto la lettera. Ci chiamano a scrivertene un'altra. Porca miseria. Dai, vecchio, grazie. Grazie, che bello. Qua c'è la firma e qua c'è la dedica. Che dedica potevo fare? Grande. Grazie. C'è stato un momento in cui un ragazzo mi ha chiesto qual è stata la soddisfazione più grande della mia carriera. La soddisfazione più grande della mia carriera forse è stata questa qui, cioè questa di questi ultimi 2-3 anni con YouTube, con questo racconto, questo messaggio, questa storia che ho raccontato, che mi ha permesso di andare in giro nei palazzetti, in giro qui per il camp, tutti i posti dove sono stato, ed essere riconosciuto dalle persone. Cioè quando mi accorgo che i ragazzi di 3 generazioni, perché alla fine sono ragazzi di 10 anni, di 25 anni, di 40 anni, che mi salutano, mi fermano e mi parlano e mi rispettano, vedo che mi vogliono bene, è una bella emozione. E forse alla fine la soddisfazione più grande della mia carriera è questa qui. Cioè non ho vinto l'Eurolega, non ho vinto cose, però l'apprezzamento delle persone, dai bambini ai grandi, è spettacolare. E non è la risposta che avevo pensato o cose, però quando me l'ha chiesto ho detto cavolo, la soddisfazione più grande della mia carriera è star qui e ci sono 200 ragazzini che mi fanno le domande, mi ascoltano quando parlo e mi stimano e magari si ispirano a me. Questa forse è la soddisfazione più grande della carriera. Invecchiando e avvicinandosi il momento in cui finirò la mia carriera davvero, divento più sensibile. Sono un po' stanchino, man. Comunque zio, l'evento è nato da di Dio. Brutto. L'evento è nato di Dio. È quasi sempre bello se dal buio arriva il Scusa. È impazzito.
Ci siamo un vecchietto, hanno sparato dentro la camera di Tommy. Insomma, è tutto normale. Il quartiere. Buonanotte. Buongiorno. Raga, spero che il video vi sia piaciuto. Link del rap lo trovo in descrizione. Fatemi dare una sorsata, fatta bene. Ah. Qui dalla location del Tommy Marino Camp, raga, è tutto. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Vi voglio bene, come sempre. Ci vediamo nel prossimo video. Buon anno e direi ciao.